Pietrelcina ospita ancora questa meravigliosa iniziativa di Ettore Rossi e del Laboratorio per la Felicità Pubblica. E la cornice rappresentata da Pietrelcina è proprio quella di un luogo che è nato per unire, per agglomerare attorno ad un'idea di comunità di destino il territorio, tutti i comuni del territorio. Noi siamo stati benedetti per essere stati il paese natale, il santo più venerato del XX secolo, e questo per noi è da un lato un grande onore, dall'altro è un qualcosa che ci mette di fronte ad una grande responsabilità. La responsabilità è anche quella di essere un luogo di discussione, un luogo aperto alle opinioni di tutti, in cui tutti possano trovare la chiave per confrontarsi e poter favorire una crescita umana e civile, prima che politica, della propria comunità. Questa sera proviamo a fare una sintesi, una prima sintesi, dei diversi incontri che abbiamo tenuto qui a Pietrelcina con i sindaci e gli amministratori locali sul tema della spiritualità e politica. In particolare abbiamo lanciato agli amici sindaci la proposta di raccogliere delle idee, delle proposte alla luce della loro esperienza sul campo, sul tema, chiedendo loro di misurarsi sul tema della felicità pubblica e provare a scrivere con un'elaborazione condivisa un manifesto per la felicità pubblica. Naturalmente lo scriveremo nell'arco di qualche incontro, non tutto. Stasera sarà una prima parte legata appunto alla raccolta, perché ci sembra molto interessante diciamo focalizzare questo tema, in quanto da una parte le nostre comunità sono attanagliate da tante paure e le paure si traducono in solitudini, ma la politica, lo scopo fondamentale della politica, cosa che abbiamo detto in questi anni, è dire al prossimo: tu non sei solo, perché abbiamo la possibilità di costruire insieme una comunità di destino. Ecco, quindi dichiarare che il prossimo non è solo attraverso l'azione collettiva, l'azione politica, è il primo passo, come per costruire condizioni di ben vivere nelle comunità. Noi abbiamo più volte evocato il tema di favorire la partecipazione civica. Favorire la partecipazione civica significa incentivare, come dire, la coprogettazione, il coinvolgimento, la democrazia deliberativa, tutto l'attivismo del terzo settore che concorre ad individuare i bisogni e poi a dare delle risposte ai problemi delle persone. Ecco, tutte queste cose certamente sono un altro elemento che determina felicità nelle comunità, così come in questi incontri abbiamo più volte affrontato il tema che la politica deve ispirare fiducia, perché le istituzioni della politica funzionano quando la gente attribuisce e si rapporta con esse in termini di fiducia, e soprattutto la fiducia è importante per le persone più deboli, quello che hanno meno risorse, perché per le persone che dispongono di più basse risorse, più in difficoltà, la politica può svolgere una funzione promozionale, mentre per chi ha più risorse può anche in determinate circostanze fare a meno della politica. Ecco quindi il valore fondamentale, ecco, della fiducia, così come possiamo dire quello delle relazioni. In una comunità la felicità è fondata sulle relazioni, e allora la politica deve costruire condizioni perché
all'interno della comunità si sviluppino relazioni generative. Anche questo è un tema importante che poi si può tradurre, può sembrare un concetto astratto, ma si può tradurre in tante iniziative concrete, appunto, che favoriscono le relazioni pensando agli anziani, pensando ai bambini, pensando ai giovani. Le comunità povere di relazioni sono comunità infelici, le comunità più ricche di relazioni sono comunità felici. Ecco, affronteremo e metteremo a fuoco tutta questa serie di questioni per poi elaborare questa idea di un manifesto. Vediamo che cosa tiriamo fuori. Oggi ci concentreremo sulla ipotesi di una scrittura del manifesto per la felicità pubblica. Vuol dire prendere posizione su che cosa vuol dire la felicità pubblica. L'argomento, come vedete benissimo, è infinito. Che cosa sia la felicità è una discussione che ha occupato gli uomini da secoli, se non da millenni. L'aggettivo pubblica caratterizza in modo molto profondo questo tema della felicità, perché vuol dire innanzitutto essere consapevoli che non si può essere felici da soli. Questo è il punto di partenza. La politica è sempre la costruzione di una città, di una comunità, e quindi non può non occuparsi della felicità pubblica. Certamente a partire dalla felicità dei cittadini, degli individui, delle persone, ma non può che occuparsi appunto di quello che rende felici perché stiamo insieme. Allora, è il popolo in questione, cioè noi dobbiamo fare veramente riferimento alla comunità. Comunità vuol dire che ognuno porta il suo dono, munus, mettere insieme i doni. Questo è la politica, cioè mettere tutti nelle condizioni di portare il proprio contributo affinché la nostra città, la nostra comunità, il nostro luogo, il nostro territorio sia sempre più bello e davvero più capace di far fiorire le persone. Questo è l'intento, questa sera cominciamo con dire quello che ognuno di noi pensa, e poi certamente ci sarà il modo di scrivere questo manifesto e la speranza che in molti lo possano sottoscrivere.